professore Rossi con il cappellino dell'Hockey Milano, perché l'occasione è quella di una bella inaugurazione della pista da ghiaccio proprio ai piedi di Palazzo Lombardia, insomma una bella iniziativa sotto Natale. Sì, come l'anno scorso abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa propostaci dalla Federazione e dall'Hockey Milano. L'anno scorso abbiamo visto che c'è stato un grandissimo ritorno, una grandissima richiesta, più di 150.000 passaggi, quindi abbiamo deciso di riproporla. È un modo per promuovere l'Hockey Milano e gli sport legati al ghiaccio, quindi hockey, figure, patinaggio, velocità, lo short track e via dicendo. C'è la possibilità di patinare qui in Regione Lombardia, che questa è la pista più coperta, più grande che c'è a Milano, e si può patinare minimo fino a fine gennaio, quindi così suggerisco ai genitori di portare i loro figli qui a provare. Senta, a proposito di hockey, ne parlavamo anche con il presidente Migliore, c'è stato un momento difficile, un nuovo momento difficile nella storia di Milano, di questo sport. Le istituzioni che cosa possono fare per dare una mano ai sport minori che comunque sono molto apprezzati e seguiti? Beh, già questa, la pista che c'è oggi, che oggi inauguriamo, è già un aiuto che vogliamo dare alla società, perché su questa pista poi vengono a fare i corsi, far conoscere diciamo l'hockey ai tanti ragazzi, insomma è un modo di promuoverlo, e devo dire che a Milano c'è proprio carenza di impianti, ci vogliono, e quindi insomma è un piccolo aiuto, insomma, che tra l'altro ha anche un costo per Regione Lombardia, però è un piccolo aiuto che vogliamo dare all'Hockey Milano. Per quanto riguarda invece un aiuto finanziario alla società, ci sono dei bandi sia per le società di eccellenza che per eventi sportivi che vengono organizzati in regione, dove ci sono appunto un bando dove si possono avere delle risorse.